Viewer discretion is advised. Di un'altra volta Maurizio. Mi sta sfidando? Beh, Mauro! Per gli amici Maurizio. Per gli amici Maurizio. Parlare un attimo tutti e due? Prego. Ah sì, sono raccomandati, ok. In che senso siamo raccomandati? Ma... Non c'è problema. Che significa sono raccomandati? Collega, che significa? Bingo! Collega, che si sa, ciao, cosa significa piccolo. Siamo raccomandati? Scusi, ma cosa significa che siamo raccomandati? Ma no, che avete fatto soffoconi a qualcuno di alto grado. Di? Soffoconi? No, niente, non fare soffoconi, vuoi? Voglio bene, no, forse lui sì, io no. Ah sì. Devo dire anche io. Ma scusi, ma cosa vuol dire che siamo raccomandati? Mi spiega. No, in polizia c'è la legge, chi è raccomandando fa soffoconi, quindi vediamo un attimo. Devo vedere un attimo chi... Ho già un paio di agenti, l'ho addocchiati. Cioè, non sto capendo, No, d'apposta, signore, si faccia... Va via, va, guardi, veramente, vada in pattuglia se porti qualcuno. Ma ci può spiegare mulete. Cosa vuol dire essere raccomandato? No, sto scherzando, signore. Sto scherzando, signore. Andiamo. Secondo voi, andiamo. Raccomandate lei non è la prima con i capelli verdi. Aspetti, lei con i capelli verdi? Ti ho detto che su qui con i capelli rossi è raccomandato. Lei mi ha detto io sono più raccomandato. Vabbè, di voi. E per questo ti ho detto no, è normale. Tu mi hai detto capelli verdi, ma qua ci ho detto tutti con i capelli colorati. Non è un problema. Collega, vuole venire in pattuglia? Sì, 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 vengo. Per scherzare, andiamo allora. Buona serata. Salve. Buona serata, raccomandato. Ci porti dove c'è il crimine? Sì, ci proviamo. Ma ci porti dove c'è il crimine? Noi siamo stanchi di vedere. Basta. Potrei gentilmente guidare io, che sono il... No, posso fare una cosa. Ok. Sali. A few moments later. Mi sente? Cosa male qua, gente? Non lo so, manco io cosa ci faccio qui, sto volando in giro. Mi sente? Sì, io ti sento, è lui che penso che abbia problemi di... Signore, mi sente? Oh, mi sente? Sì, la sentiamo, che ci fa lei qua, scusi? Non lo so, manco io cosa ci faccio qua. Ma come che ci fa? Lei ci è venuto qua, scusi? Ma, no, cioè, ci sono venuto contro voglia. La pistola la metta dentro, forza. Sì, lei ecco. Lei non ha una fondina? No, ce l'ho. Usi la fondina, cortesemente. Usiamo subito. Salga a bordo, forza, cazzo. Salga a bordo. Va bene, salgo. Ma perché lei ha ancora questi capelli? Perché io li ho sistemati, però poi il simpaticone è venuto con bombeletta azzurra e me li ha ricolorati apposta, così che il capitano... Il vice comandante in mezzogiorno si arrabbi. Ma infatti ora che lei è in servizio presso il forze dello Santos Department. È il mio quinto giorno. Vuole arrivare al sesto? Sì. E allora non faccia cazzare il vice comandante. No, assolutamente no. Che poverino, da quello che aveva detto lei, comandante Smith, lui è a mezzo coliono, no? Sì, purtroppo sì, è un piccolo difetto. Senti un po'. Scendi. No, scendi. No. Sì, scendo. No. Cioè, non volevo mancare di rispetto, scendi. No, ridelo un'altra comandante, volta. Comandante, aiuti, polizia, no, comandante. Ma in un appartamento, mezzogiorno, guarda. Sì, ma comandante, non si giri d'altra parte, mi guarda. Guarda, mezzogiorno, affittano un appartamento qua. Guarda che bel giardino. Dentro. Apartment rent, guarda. Aiuti, la prego. C'è un apartment rent da queste parti. Che lei ha un grosso biribongole. Lei ce l'ha duro. Ma che adesso andiamo dal parrucchiere, ti sistemo. Sì, è represso un po', eh. Che botte, oh. Molto represso, devo dire. Porca miseria. Prego, salga a bordo, cazzo. Sì, salgo, ci sono. Scusi, ma capitano, vice capitano mezzo, vice comandante, perché deve fare così? Oh, cavolo, dove stiamo andando? Colpire da fuoco, cerchiamo di capire da dove sparano. Vada. Che vuol dire? Ma anda avanti. Lei deve camminare dritto, attirerà il fuoco nemico e noi sapremo da dove sparano. Vada. Sì, ma mi sembra un piano sono che non... tecnica, vada tranquillo e urli mentre cammina. Vada. Ma... Corra. Vado, ma non è un piano che mette in salvo anche me questo. Vada. Salve, vengo in pace. Posso sapere cosa sta succedendo? Ma io stavo solamente leggendo un libro, niente di che. Abbiamo sentito spari. Un secondo, le riferisco cosa sta succedendo qua. Sì, grazie. Che signore, abbiamo sentito colpi d'arma da fuoco qua. Ha detto che adesso ci riferisce. Basta se mani per leggere un libro, quindi non ho onestamente sentito. Adesso vado a controllare se c'è qualcosa. Sì. Ok, il capitano anche è un po' pazzo, capito? Dà degli ordini un po' particolari, se non un po' uscito di testa. Ha avuto una storia d'amore con un uomo ed è diventato completamente pazzo. Ma chi è questo? È il vice comandante mezzogiorno. Ma come è pazzo? E allora perché in servizio sia pazzo? Perché diciamo che sto facendo un favore, gli sto facendo. Comunque tu, questa cosa ti era nascosta, ok? Si è fatto praticamente un ragazzo. Ma è quello che gli sistema sempre il coglietto? Sì, esatto, e si è innamorato di lui. Però non vuole che si sparga la notizia in centrale. Ma lui fa centrale o fa treno? Ci sono dei civili che fanno un po' di...
Allora, la prossima volta saremo costretti a venire sul posto e fare un'ispezione, quindi fate meno casino, ok? Sì, sì, ma io sto leggendo un libro, non stavo facendo niente di che. Ah, bene, arrivederci. Buona serata, signori. Ah, che pazienza. Ah, nostro signore, nostro signore. Oh, vicecomandante, mi dica. Posso chiedere un'informazione? Se è intelligente, sì. Ma lei fa treno o fa stazione? Una qua dove sto entrando io. No, non mi picchi di nuovo, è un'informazione. Gli è bastata la frenata, sì. Aspetta un attimo, aspetta. Vieni un attimo qua. Se te lo vuoi fare amico, lo devi chiamare Maurizio, ok? Ah, sì, mi avevano detto di non farlo. No, gli piace tantissimo. Okay. Chiamalo Maurizio. Vai. Ah, ok, perché mi avevano detto di no. Capito come si tiene la pistola? In che modo si tiene la pistola? Sì, beh, vedi, me l'ha insegnato Maurizio. Ok, accendi. Vedi qua. Maurizio, calmo! Maurizio! Stai bene, Maurizio! Stai bene, Maurizio! No, Maurizio! Maurizio, stai bene! Scusi, agente, ma... Oh, c***o, faccio il comandante a te. No! Maurizio, cosa hai fatto, Maurizio? È partito... Oh, c***o. No, ma perché? Questa è colpa tua, recluta, che non la sicura all'arma. Ma non si esce senza guardare a destra e sinistra, Maurizio. Il comandante, adesso come facciamo? È colpa sua, io la denuncio. Sta bene, Maurizio. Eccolo, sta bene, Maurizio. Tutto a posto, comandante. Le ha detto il proiettile alla recluta. Non so come mai gli vengono date armi. Ma come a me? È sparato? No, è Maurizio. Permette a sparare. Ma è Maurizio. Non penso ancora. No, ma perché? Scusi, ma lei non si chiama Maurizio? La sto per appendere al Megamall, eh? Il che? Lei sta per essere appesa qui nello storage del Megamall, del Davis Megamall. Ma perché? Che è successo? Che mi sono perso qualche cosa? Niente, semplicemente la recluta sta un po' esagerando e calcando troppo la mano. No, vabbè, io sto zitto, non parlo più perché... Ma è educata a me sta recluta. Ah, infatti... No, è tutto tranne che educato, glielo assicuro. A me sembra tanto educata sta recluta, anzi, molto... Dai, andiamo a cambiare questo schifo che c'è in testa. Ok, dai. Andiamo. Ancora? Continua ancora con le battute. No, dico, prima di scendere da veicolo, bisogna guardare specchiato retrovisore. Le dà un consiglio, c'ha ragione. Glielo dico per la sua incolumità. Forza, vada a cambiarsi, l'attendo qua. Sì, arrivo subito. Maurizio, c'è Cradio, di che colore desidera i miei capelli? Se lei non la sbatte, non viene subito fuori da lì, quanto è vero Dio, l'appendo al muro. Capito, c'è chi sbatte a cancello, chi sbatte a muro. Ma che sta confettura che c'è in testa? Ma mi aveva detto lei che potevo fare così sfumatura. Più scuro. E non c'è, questi sono i colori che ha il parrucchiere qua. Non va bene? Lei sta rischiando grosso. Ma io sto rischiando. Tu in riga, io sto zitto. Devo mettere benzina, datemi un secondo, non scendete. E vabbè, uno vuole essere bravo, uno vuole essere tranquillo, uno vuole essere clemente, ma ogni volta ti portano a diventare cattivo. Ma perché ogni volta devo che diventare cattivo? Hai visto che lì dietro hanno messo qualcosa? Dove? Aspetta e faccio il pieno. Oh, oh! No, Maurizio! No, sto a far pieno, fermo! No, Maurizio, no, fermate! No, ma è fuori! Ah, Maurizio, scherza, Maurizio! Oh, ma gliela sistemo Maurizio. Io la cravatta, non si preoccupi. Di un'altra volta Maurizio. Mi sta sfidando? Beh. Mauro, no, ti prego, vice comandante mezzogiorno. Vice comandante. Assolutamente no, vice comandante mezzogiorno. Come si chiama? Come si chiama di nome? Di nome è Mauro. Perfetto. Mauro! Per gli amici Maurizio. Per gli amici Maurizio. E dai, alzati, forza che ce la fai, dai. Oh, vi giuro, questo oggi rischia licenziamento, sono serio, eh. Alzati. Oh, ma fallo suonare, secondo me sta a sognare. Oh. Oddio, come va, Gen? Ma si sono schiere di capelli? Non lo so. Tutto bene? Siete il mio peggior incubo, giuro. Ma che è diventato un Maurizio Costanzo Show questo? No. Adesso come ce ne andiamo? Guarda la bola, non lo so. È sparita. Non lo so. Cosa è successo? Non lo so, boh, stiamo signori, mi ricevete in radio? Qualcuno ha fumato e via. Abbiamo sniffato benzina. Ma io dico, ma che me lo fa ancora? Vieni qua, vieni un attimo. No, ma io cerco di aiutarla in quello che fa. Vorrei essere la sua palla o spalla destra. Senta, ascolti, non gli dica così, perché è molto sensibile. Tu gli devi dire così. Lui si chiama di cognome Sardegnolo Maurizio. 135. Sardegnolo. Sardegnolo Maurizio. Aio, comunque io volevo solamente aiutarla, signor Sardegnolo Maurizio. No, questo non lo dovevi dire. Questo no, questo è brutto. Ma perché l'ha chiamato così? Non lo so, forse farà di qualche stronzo laziale che c'è qui. Viva gli aquilotti. Vai, vola aquilotto, vola. Ci potete dare un passaggio in centrale per un recupero una volta? Certamente, sono 50 euro a chilometro. Andiamo. Io c***o.
Ma che succede sempre che mi ricordo poche cose? Ah, aspetta che devo fare già. Porco duro, mi serve una vacanza, voglio andare in Sardegna. Andiamo, forza. Lei rimane a piedi, arrivederci. No, aspetta. Vada, No, no, metto al centro, vada. Ah, a lei piace sedersi sul cambio? Avanti. No, perché posso fare meglio il gesto mio preferito. Ah, vede? Siamo a 5. Voliamo. Lo vede? Ma quindi com'è che lo devo chiamare? Maurizio o Mauro? Ancora? Ma non ho ancora capito. Lei sta esagerando, non lo ripeto più, eh. Ma io voglio sapere che cosa non devo dire per non urtare sua sensibilità. Lei vuole sapere come lei sarà senza distintivo sul petto se continua in questo modo? No, io la prego. Vice comandante, si è... deve essere un po' più comprensivo con lei. Sia un po' più comprensivo, la prego, aio! Ma guarda che non sapete manco farlo, quindi... Io mi chiamo aio! Ragazzi, sparatori, agente armata, civico 635, fate intervenire un attacco di 14 agenti in maniera immediata. Codice 3. Immerdiata? Ma che ha detto? Si faccia sentire Maurizio. Maurizio. Questo non esaspera, vi giuro. Sto invecchiando vista d'occhio qua dentro. Ma io che cosa non devo dire? Me lo può dire così? Diciamo che lui si arrabbia se lo chiami vicecomandante Mauro. Mauro. Allora dico Maurizio, giusto? No, basta mezzo basta, ok? Mezzo Maurizio. Mezzo. Nostro signore. Oh. Dai una botta qua, magari. Dai. Ops, siamo arrivati. Allora, con Giro andiamo d'accordo, eh? E non ha visto ancora niente. Cioè, ma io ho paura. Oh, ma ci dobbiamo mettere diviso SWAT. Agenti. Esatto. Agenti? Le stiamo mandando il nostro migliore contrattatore. Non è che qui faccio. Ma perché è in tuta? Ma un attimo. Non è che è in tuta, la ginnastica. Dai, contrattate, dai. Io? Vada, Reco, vada. Non c'è stata divisa da SWAT, ce la vede? Signori, qui è la polizia di Los Santos. Come mai siete mascherati con le piacere pistole all'interno? Piacere di vederla. Noi stiamo giocando un po' a briscola, va bene? Con le pistole? Eh sì. Nel mio paese a briscola si gioca con le carte. 3 hours later. La vogliamo vedere come sparerà. Go, andateli a prendere, penso io lo sto. La 911 gli va presso. Siamo andando in direzione nord. Sono dietro. E la signorina che guida dietro? Sì, ha detto veniva dietro. Ci ho detto una cosa, se uscivamo vivi da questa situazione la portava a cena fuori. Io prima sono andato a parlare con lei e gli ho detto che era carina e lei mi ha risposto ok. Sono molto fredde le colleghe in centrale. Allora poi la scaldo io. Ma come tu, scusa? Ci sono in contromano. La situazione è sempre sotto controllo. Vice comandante, glielo appoggi dietro così si ribaltano. Ha effettuato la manovra? Negativo, è troppo traffico adesso. Ma che non ci sta nessuno? Prima che era. Ma approfittiamo, c'è adesso, addio! Porco duro! Porche duori! Fateci largo che passiamo noi. Come fa la signorina ad andare così? Porti destra, roba bella, una signorina a meno! Abbiamo perso alleati. Abbiamo perso un tizio. Questi traiardano, stanno in 5 quarti, quindi sono c***i nostra. Vai, pusha. Se ci arrivo, guarda. Vai, che tanto adesso rallentano perché vanno a sinistra. E invece vanno dritto. Ho pure detto di allontanarsi dalla vettura, ma non si... Oh, contromano, ma sei scemo! Per forza. Stringi curva. Ora o mai più. Ora non ci arrivo! Ok, sono tuoi. Stringi. Vai! Bellissima pitta, attenzione! Fermo, non possiamo scendere subito. Aia! Ma che ripartono subito qui? Aiuti! No, sono sceso! Se tornano indietro ditemelo, che randello! Sono dietro di voi, copertura vi do! Dacci copertura dal retro! Sono saliti sull'edificio! Stia attenta che stanno sopra! Porca miseria, minchia! Madonna che traiardoni ho! Ah, ma pure lui ha preso il pesce! Ma pure lui ha preso il pesce. Ah, signorina, oggi è la fiera dei pesci. Dove ce ne andiamo a cena fuori io e te stasera? No! Decidi. Non lo so. Decidi un po' se ti ci porto. E io mi sta proprio di appalo qui, eh? Miseria, che stiamo... Il comandante ha preso palo? Sto laggando. Mentalmente? Mi sa che questa recluta non diventerà mai agente esperto. Lei la vedo bene nei sceriffi, lo sa? Oh. Davvero? Sì. A inseguire i canguri sopra. Molto bello, sì. Metterla a mangiare agli animali dei sceriffi, il cavallo.